Manifestazione conclusiva dei progetti PON nella palestra dell'Istituto Comprensivo Gaetano Guarino di Favara. Molte le attività portate avanti nell'arco dell'anno scolastico che hanno impegnato genitori, alunni, personale dell'istituto, diretto dalla dottoressa Maria Todaro, oltre ovviamente a diversi docenti, esperti esterni. La manifestazione è stata presentata da Miriam Di Rosa, che anche in questa occasione ha saputo dimostrare l'alta professionalità che la caratterizza. Ricca l'offerta dei progetti PON C1 FSE 2013-1781 e F1 FSE 2013-242, sia per i bambini della scuola primaria che per i ragazzini della media, con corsi di inglese, gioco e danza, rifiuti e il loro riciclaggio, gruppo folcloristico, creatività, immagini e comunicazione. Per i genitori c'è stato il progetto Insieme per prevenire. I progetti PON continuano a dimostrarsi utili strumenti di apprendimento. A collaborare il dirigente scolastico Todaro, il vicario Anna Limbrici. È la manifestazione finale per la conclusione dei progetti PON. La nostra scuola infatti quest'anno ha presentato un piano integrato che è stato finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Ha previsto l'obiettivo C1 ed F1, l'obiettivo C1 per l'innalzamento e il miglioramento delle competenze chiave nella lingua inglese e il C1 per la prevenzione della dispersione scolastica e favorire l'inclusione. Io devo ringraziare i docenti, gli alunni, le famiglie per la collaborazione, per quanto si è fatto, per l'impegno, per la presenza assidua e per l'entusiasmo con cui si sono affrontate le diverse attività. Anche perché hanno dato la possibilità alla nostra scuola di qualificarsi. Speriamo che in futuro possa ancora migliorare la qualità della formazione e dell'apprendimento. Si concludono i progetti PON, i progetti che ognuno di noi come insegnanti, come alunni e come famiglie abbiamo portato a termine. Oggi questi progetti hanno un solo scopo, quello di riunire tutti i bambini, tutti gli insegnanti e tutti i genitori. La festa non è una conclusione, ma è un inizio di un qualcosa che noi cercheremo di portare avanti in seguito, perché raggruppiamo tutte le famiglie. Oggi noi abbiamo un progetto preparato che è bellissimo, si chiama Insieme per prevenire, perché è un progetto PON che porta avanti l'unione tra figli e genitori. Una cosa bellissima, perché ha portato tante illustre personalità a parlare con questi genitori, laddove si sono espressi, hanno portato fuori tutta l'anima proprio che un genitore ha, e qui non solo dentro la scuola ma anche fuori.